La pace dei santi sia con voi. Domenica 3 luglio 2016 la Chiesa Ambrosiana celebra la settima domenica dopo Pentecoste, mentre la Chiesa di rito romano celebra la decima quarta domenica del tempo ordinario. Il 3 luglio la Chiesa celebra la festa di San Tommaso Apostolo. Chiamato da Gesù tra i dodici, si presenta al capitolo 11 del Vangelo di San Giovanni Apostolo, quando il Maestro decide di tornare in Giudea per andare a Betania, dove è morto il suo amico Lazzaro. I discepoli temono rischi, ma Gesù ha deciso, si va. E qui si fa sentire la voce di San Tommaso, obbediente e pessimistica. Andiamo anche noi a morire con lui, deciso a non abbandonare Gesù. Facciamo torto a San Tommaso ricordando solo il suo momento famoso di incredulità. Lui è ben altro che un seguace tiepido, ma credere non gli è facile e non vuole fingere che lo sia. Dice le sue difficoltà, si mostra così com'è, ci assomiglia e ci aiuta. Dopo la morte del Signore Gesù, sentendo parlare di risurrezione solo da loro, esige di toccare con mano. Quando però, 8 giorni dopo, Gesù viene e lo invita a controllare, esclamerà: «Mio Signore e mio Dio», come nessuno finora aveva mai fatto. Al contrario di quanto credono molti cattolici, il Vangelo di San Giovanni non dice che San Tommaso abbia toccato le sante piaghe del Signore risorto, ma che, dopo aver visto Gesù vivente, ha creduto. A metà del VI secolo, un mercante egiziano scrive di aver trovato nell'India meridionale gruppi inaspettati di cristiani e di aver saputo che il Vangelo fu portato ai loro avi da San Tommaso Apostolo. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Tommaso ed auguri a quanti il 3 luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.